Allora, ringraziamo Claudia ovviamente per la sua disponibilità a darci aggiornamenti con questa trasmissione che si chiama Leggera Euforia. È un format vero e proprio che ci accompagnerà in qualche modo in tutte le trasmissioni che faremo, che speriamo abbiano miglior fortuna, vedendo noto che praticamente come 2000 anni fa, anche per le trasmissioni via web dobbiamo guardare il cielo e le previsioni meteorologiche, come faceva l'uomo primitivo, regolandosi con la pioggia, il sole, perché quando peggiora il tempo, cala anche la DSL, purtroppo in questo paese. Comunque questa trasmissione la registriamo, la registrazione va bene, la riproporremo. Volevo fare una breve presentazione di Claudia Sterzi, dottoressa, sociologa, attivista antiproibizionista da molti anni. Componente della giunta di radicali italiani, disobbediente civile, secondo appunto l'ortodossia radicale, mi pare di aver detto tutto, Sì, come basta per adesso. per presentarti degnamente. E questo è uno spazio, appunto, come ho detto, accennato in apertura, di approfondimenti e di informazione sull'antiproibizionismo, che non necessariamente mi vedrà sempre presente, anche perché poi insomma alla fine diventa una forma che vorrei che venisse poi un po' un rigetto da parte di chi ci segue. Claudia oggi ha Modesto. preparato. Non ho capito, scusa. No, Modesto, modesto, troppo modesto. Non gli viene il rigetto, non ti preoccupare. speriamo di no, speriamo di no. So che hai preparato parecchi aggiornamenti, parecchie informazioni da darci e quindi io ti cedo la parola e tanto appunto per non fare da tappezzeria ogni tanto dirò qualcosa, Sì, speriamo, di volentieri, io vagamente. comincio comunque. Allora, l'ultima volta noi ci siamo visti in un'intervista che fra l'altro poi potete ritrovare sul sito www.liberitv. Ed era alla fine di una conferenza Sì, stampa sicuramente che si abbiamo troverà tutto fatto. quanto, sì. Infatti, come tutti poi questi filmati, quando poi saranno registrati stasera stesso o domattina, saranno messi sul sito. Era dunque una conferenza stampa al Senato dove ci eravamo trovati in quattro associazioni a ribadire ancora una volta il fatto che i consumatori non sono dei criminali. L'occasione però di questa conferenza stampa è avvenuta da delle dichiarazioni che Serpelloni, che è il direttore presidente del Dipartimento Politica Antidroghe, aveva fatto in seguito all'incontro di Vienna. A Vienna c'è stato recentemente, adesso da 15 giorni, 20 giorni, insomma molto recentemente, un incontro proprio dell'ONU, della Commissione ONU sulle politiche sulle droghe. C'era grande aspettativa per questo incontro, in realtà poi non è scaturito un granché di nuovo. Però una delle cose che sono state dette è stato detto di spostare l'attenzione particolarmente anche sulle donne. E questo naturalmente, se da parte di qualcuno era detto in senso positivo, naturalmente, e magari anche in senso di benessere sociale, da parte di Serpellone è stata presa come un incoraggiamento a diciamo, incrudelire e a accanirsi ancora maggiormente sulle giovani madri e sulle donne. E quindi poi c'era stato un comunicato stampa del senatore Perduca e di Manfredi della direzione di Radicali Italiani, nel quale appunto si deplorava e si temeva le conseguenze di questa maggiore attenzione messa sulle donne e sulle giovani madri. Nei giorni successivi dalle donne sono passati addirittura ai bambini, quindi sono cose proprio italiane, perché in Italia, nonostante che le leggi in tutto il mondo, insomma, siano un po' quello che sono, in Italia sono particolarmente mal gestite perché abbiamo questo Dipartimento Politica Antidroghe che è stato messo in piedi da Giovanardi ai tempi in cui c'era lui e aveva la delega sulle droghe, però è rimasto completamente in piedi anche adesso che c'è il ministro Riccardi, che adesso a lui la delega alle droghe, però non se ne, praticamente non se ne occupa per niente e ha delegato tutto quanto a Serpelloni. E quindi ora abbiamo una serie di progetti che riguardano i bambini dei licei, i bambini delle medie, i bambini degli elementari, cioè qui si parla di andare nelle scuole elementari e di andare a presentare quelle che sono le direttive. Ora non si sa fino a che punto informare, perché se si va dai bambini degli elementari a raccontargli già fino a 6 anni che la cannabis crea dipendenza, eccetera, eccetera, non si sa bene tra l'altro se non si fa un danno invece che informazione, perché questa non è informazione, è un'informazione scorretta. Io mi fido molto poco dell'informazione
che da Serpelloni purtroppo la fiducia nasce dall'esperienza, e abbiamo sentito dire così tante cose inesatte e dare così tanti dati non precisi che uno sinceramente si sgomenta un attimo. E comunque è partito questo progetto, Dipartimento Politica Antidroga nelle scuole elementari, è sperimentale, verrà fatto in 50 scuole inizialmente per poi magari proseguire anche il prossimo anno in altre. Ci costerà naturalmente uno scoppio di milioni che non so esattamente quanti sono, ma sono sicuramente tanti, e come te mi sottolineavi oggi quando ne abbiamo parlato, è coinvolto nel progetto anche il famigerato Moige, giusto? Ti ricordi che me l'hai detto questo? Sì, l'associazione dei genitori italiani, associazione che esatto. Si definisce laica, ma che sappiamo, peraltro io ho fatto una rapida ricerchina, appare che abbiano organizzato anche dei corsi di educazione sessuale, qualcosa del genere, in cui dicono che comunque sia i rapporti sessuali prematrimoniali sono qualcosa di sbagliato, quindi insomma laici, ma certo. Ben orientati verso qualcosa. Sì, sono quelli che saranno fatti conoscere con le richieste di chiusura delle discoteche in orario, diciamo, anticipate. Sono praticamente loro, ormai sono tanti anni che esistono e che sono comunque legittimati come consiglieri, diciamo, delle forze di governo in molti casi. Qui naturalmente poi durante la spiegazione, la presentazione di tutto questo progetto che prende via nelle scuole elementari, si ritorna appunto sul fatto che sta crescendo, naturalmente, nonostante che esista una generale contrazione, perché naturalmente Serpelloni deve difendere l'indifendibile, cioè quello che lui ha detto e va dicendo da 2 anni che esiste una contrazione dell'uso, però nonostante, per cui deve premettere, nonostante che esista una contrazione dei consumi delle sostanze stupefacenti, in quella giovanile gli studenti, il 18% degli studenti fra i 15 e i 19 anni aveva consumato cannabis, e che spesso le sostanze stupefacenti non vengono consumate da sole ma in abbinamento con alcol, tabacco o altre droghe, cioè il policonsumo. Ora, questo del policonsumo è un problema che veramente è grave, è sempre più grave, nel senso che comunque certo che se un ragazzo di 16 anni assume alcol, cocaina e cannabis non è una cosa positiva, cioè questo mi sembra naturale. E però naturalmente noi sappiamo da studi molto più autorevoli di quelli che fa Serpelloni, che come io ripeto spesso, però è bene ripeterlo fino a che non entra, perché è una nozione importante, nei paesi dove sono stati tentati esperimenti di legalizzazione non è calato il consumo, ma sono calati proprio i consumi problematici, e quindi il policonsumo e le tossicodipendenze. Per cui è un po' come se il fatto che è proibito spinga poi il ragazzo, quando ha l'occasione libera, la serata libera in cui può fare uso, a buttarci dentro un po' troppa roba, perché non ha la tranquillità di poter una sera magari farsi una canna, oppure una sera non fare proprio niente, oppure una sera andare in discoteca e bere un alcolico. Alla fine deve concentrare tutte queste cose insieme, perché la libertà purtroppo è sempre meno, con la scusa della sicurezza, alla fine la libertà veramente è sempre meno, il problema diventa ancora più grosso. E contemporaneamente il Dipartimento Politica Antidroghe naturalmente dice urge intervento precoce per i minori, al via un corso di formazione del Dipartimento Politica Antidroghe, che naturalmente rientra nello stesso progetto, dove si vuole insegnare praticamente ai genitori e agli insegnanti a scoprire precocemente i soggetti che consumano, perché si è scoperto che possono passare dai 5 agli 8 anni dall'inizio del consumo di droghe fino al primo accesso ai servizi, e questo naturalmente a Serpelloni non gli va giù, perché non devono passare dai 5 agli 8 anni, bisogna che uno appena si fa la prima canna immediatamente si è preso in consegna dei servizi sociali, perché ora passano dai 5 agli 8 anni e quindi è assolutamente troppo. E quindi c'è questo progetto che è rivolto agli operatori di settore, ma anche ai genitori e anche agli insegnanti e ai presidi delle scuole, e verranno trattati i vari temi, appunto come riconoscere e soprattutto come beccare i ragazzi che eventualmente facessero uso di sostanze stupefacenti. E queste sono, diciamo, le nuove meraviglie italiane, strategie italiane. Sì, tutto in linea con delle politiche proibizionistiche che vengono utilizzate come scorciatoie, perché si ritengono più, spesso anche più economiche, un po' come la proibizione in un'area abbastanza ampia del centro di Roma
a poter comprare dopo una certa ora degli alcolici come una birra, soprattutto quando è estate, insomma, una cosa abbastanza normale. Perché? Perché poi bisogna patire il fatto che c'è qualcuno che non sa usare quella libertà e si scalmana, si ubriaca, distrugge, polverizza, annienta, e non si riesce a tenere appunto un ordine pubblico e a far rispettare certe regole, e quindi l'idea è proibire, proibiamo tutto quanto la vendita degli alcolici in una zona, insomma. Sì, poi con queste strategie il problema grosso tra l'altro è che non solo non servono agli scopi con i quali sono, per i quali nominalmente sono messi in atto, non solo non servono, ma anzi il consumo di alcol aumenta sempre di più, e il consumo di alcol poi veramente sta diventando sempre più precoce, perché si parla di ragazzini di 11 anni, 12 anni, e purtroppo questa è anche conseguenza di tutte queste proibizioni alla fine. Sicuramente è un segno dei tempi, tutto quello che vuoi, forse è anche sempre successo. Però veramente adesso si vedono un incremento, infatti tant'è vero che c'è l'allarme che più di queste leggi vengono fatte e più c'è un incremento poi del consumo da parte dei ragazzi più giovani, perché poi alla fine è questo l'effetto che si ottiene. E sì, e questo è per quanto riguarda l'Italia. Invece per quanto riguarda, allargandoci un po' all'Europa, per quanto riguarda la Spagna, c'è questo interessantissimo progetto spagnolo, io l'ho trovato molto bello e interessante, perché tratta anche con molta chiarezza l'aspetto economico, diciamo, della coltivazione della canapa. Qui si parla della canapa principalmente, e dunque c'è un club a Barcellona, un social club. Questa del social club è una idea che è data almeno un decennio come minimo, viene portata molto avanti dal ENCOD, che sarebbe un'agenzia europea, avevo anche cercato il sito, eccolo, ENCOD, una coalizione europea per giuste ed efficaci politiche sulla droga. È un insieme di gruppi antiproibizionisti europei che agisce da almeno da una decina di anni, forse anche di più, esattamente non lo so, ma insomma parecchio, e loro portano molto avanti questa idea del social club, cioè che vorrebbe dire che un gruppo di cittadini, che sia perché sono malati e vogliono i farmaci cannabinoidi o che sia per uso ludico, si costituiscono in club, e costituendosi in club diciamo che l'uso, la produzione e la coltivazione avviene unicamente all'interno di questo gruppo di persone, per cui non c'è spaccio, non c'è vendita, e praticamente è una maniera, diciamo, in qualche modo una proposta per poter legalizzare quello che è la coltivazione anche domestica, consorziandosi in più persone. Dunque questo social club di Barcellona ha chiesto a un piccolo comune spagnolo, La Schera, che fra l'altro versa in gravi condizioni economiche, di poter affittare dei campi dove poter coltivare la canapa. A questo punto il comune, diciamo, ha fatto un referendum dove i cittadini hanno votato sì con un'altissima percentuale, sono pochissimi, qui si parla di 804 abitanti maggiorenni, quindi veramente si parla di un paesino molto piccolo. Però il referendum è passato e adesso aspettano praticamente un via da quelli che sono gli enti giuridici nazionali per poter iniziare questo tipo di coltivazione. Da una parte in Spagna quindi si è aperto anche un dibattito, da una parte ci sono veramente dei segnali positivi che vedono con molto favore questo tipo di soluzione, diciamo, per uscire da quello che è un po' il catto del narcotraffico, della vendita di cannabis che non si sa bene dove viene prodotta. Dall'altra naturalmente poi c'è chi grida al lupo e naturalmente trova tutti i possibili difetti e tutte le possibili, tant'è vero che la presidentessa di questo club il 23 di marzo è stata arrestata. Tra l'altro questa notizia l'ho trovata stasera, perché mi ricordavo di averla letta ma non me la ricordavo esattamente, e ho trovato che c'è soltanto una notizia dell'arresto il 23 di marzo, però poi nei giorni seguenti fino a oggi, che quindi sono 15 giorni, si continua a parlare del fatto che sono in attesa di sapere se verrà ratificato questo referendum e sarà possibile, però non si dà assolutamente notizia di quello che è successo nel frattempo a questa responsabile dell'Associazione Barcellonese di Consumatori di Cannabis, che è una responsabile, una signora, qui non dà il nome, ed è stata arrestata per spaccio di droga praticamente, perché nei locali del quartiere, nei locali gestiti dall'associazione sono stati sequestrati 1,3 kg di marijuana.
perché molto probabilmente loro, essendo appunto un club, avevano comunque già cominciato o la coltivazione o comunque il consumo all'interno del club, però siccome ancora non è autorizzato, queste cose sono sperimentali, poi via via che magari verranno autorizzate in posti diversi, può darsi che poi la cosa, sono un po' dei pionieri, diciamo, e questi Sì, sono perché vi ricordiamo 5.000 la soci. Spagna, volevo solo ricordare che la Spagna è un paradiso da un punto di vista magari climatico e agronomico per la coltivazione della canapa, però formalmente attua una politica proibizionista, anche se tollerante magari in certo qual modo, Sì, per ci sono esempio dei la codici che. coltivazione, sì, in realtà è una cosa un po' come l'Olanda, cioè in teoria la coltivazione è proibita, però poi c'è una tolleranza effettiva fino a un certo numero di piante, però in realtà, come dici te, la politica teorica non è poi così permissiva. Qui si proponeva, questi 5.000 soci proponevano di impiantare una piantagione di cannabis in cambio della creazione di una quarantina di posti di lavoro. Quindi si parla comunque di cose che per un paese di 800 abitanti sono notevoli, diciamo, e per liquidare il deficit di 1,3 milioni di euro delle casse comunali. Va bene, ora restiamo in attesa di notizie di questa signora arrestata che fine farà, diciamo, perché è interessante, però comunque infatti si ricorda che l'articolo del codice penale vieta assolutamente l'articolo 368 del codice penale spagnolo. Proibisce coltivazione, elaborazione e traffico di droga. Però in questo caso, secondo i sostenitori dell'iniziativa, si tratterebbe di coltivazione per l'autoconsumo e quindi non punibile dalla legge, perché è come se una persona si può fare tre piante, 5.000 persone se ne possono fare 15.000 praticamente, mettendosi insieme, consorziandosi e realizzando appunto un club che possano tutti insieme. Perché il consumo individuale è consentito dalla legge spagnola, un po' come da noi, cioè da noi in teoria il consumo individuale è consentito da quando abbiamo avuto il referendum. Ora io credo che Spagna sia consentito senza bisogno di referendum. Quello che è proibito naturalmente poi è lo spaccio e come sempre poi però il confine fra lo spaccio e l'uso personale è come sempre molto vago, no? Sì, no, ma peraltro, correggimi se sbaglio, noi in Italia abbiamo avuto appunto la depenalizzazione del consumo personale, però poi come una persona possa reperire questa sostanza è assolutamente misterioso, se volesse appunto rimanere nella legalità, perché non può acquistarla perché il commercio è clandestino, non può piantarla perché non è possibile piantarla, cioè non lo so Esatto. se dovrebbe piovere dal cielo, non si capisce bene, è una sorta diciamo di ambiguità italiota, io suppongo. Sì, ma non soltanto italiota, è un po' in tutti i paesi questo tipo di ipocrisia, perché poi alla fine è chiaro che se uno l'ha, anche se ha soltanto mezzo grammo, è perché da qualche parte l'ha comprata, e ovviamente non può essere altro che illegalmente comprata, oppure illegalmente coltivata, perché naturalmente non ci può essere. A proposito, ti presento le mie piante, come vedi le ho volute portare con me Bellissime. in trasmissione. Se ci sono delle forze Vabbè. dell'ordine che mi vedono, non si facciano illusioni perché queste piante appaiono e scompaiono magicamente ad ogni trasmissione, quindi non troverebbero niente, però le ho volute con me e quando facciamo le gioioforia, fino a che non saranno mature, le terrò accanto a me perché sono veramente belle piante, anche dimostrano, diciamo, l'innocenza poi della cosa, perché come vedi sono delle Sì. piantine semplicissime che non è che hanno le corna né puzzano di zolfo, insomma. No, no, ma poi peraltro il consumo di sostanze psicoattive, come possono essere definite, è una cosa che si perde nella notte dei tempi e praticamente attuata dall'essere umano a tutte le latitudini compatibilmente con i climi e i terreni. Ma anche dalle scimmie, dagli elefanti, mica solo gli esseri umani. Si sbardano anche gli animali. Lo sapevi? Hai mai visto i filmati delle No. scimmie che bevono la Mancavo frutta? degli elefanti, Ci degli sono, ma elefanti. davvero ci sono dei filmati buffissimi. Vanno a cercare la frutta leggermente marcita, fermentata. Ah, E si ubriacano, non sapevo. capito? Allora a questo Per punto questo. andiamo a non so a farci tutti la canna. Magari ci chiudono dentro qualche gabbia di scimmie e riusciamo a fare. No, Sì, vabbè, certo, comunque. infatti l'unica differenza poi alla fine fra quelle legali e quelle illegali, perché tutti sappiamo, ora, cioè, ci sono anche cose più serie e molto più dannose della cannabis, ci sono dei No, psicofarmaci, senz'altro. dei
quali ormai la popolazione italiana, non solo la popolazione occidentale, si rimpinza dalla mattina alla sera, perché c'è le pasticche per uscire di casa, le pasticche per dormire, le pasticche per la depressione, le pasticche per gli attacchi di panico, cioè siamo una popolazione ormai ridotta praticamente che si impasticca in continuazione, legalmente sì, naturalmente. Sì, no, peraltro tra i loro effetti, mentre un consumatore, insomma, ovviamente senza parlare di abusi, parliamo di abusi di un consumo ordinario. Allora, un consumatore di canapa che si faccia qualche canna, il momento che smette, per un giorno, due, una settimana, non credo che abbia dei cali, dei problemi fisici. Invece no, in non esiste una dipendenza se non psicologica, certo. Appunto. Mentre invece, per quanto riguarda l'utilizzo di farmaci, di psicofarmaci, l'interruzione repentina e improvvisa è molto problematica. E crea veramente dei problemi. Ma non solo l'interruzione, poi ci sono dei psicofarmaci abbastanza recenti, diciamo, negli ultimi anni, che non solo sono pericolosi quando li interrompi, ma sono pericolosi quando inizi a prenderli, tant'è vero che fra gli effetti collaterali descritti nel bugiardino c'è proprio istinto suicida, cioè che è una cosa pazzesca, se un effetto collaterale di questo psicofarmaco, che in teoria ti dovrebbe curare un disagio, l'effetto collaterale dei primi giorni è l'istinto suicida, e ci sono purtroppo anche non pochissimi casi di persone che poi i primi giorni, magari perché nemmeno ci si preoccupa di avvertire la famiglia e le stesse persone che potrebbe capitargli questo tipo di conseguenza dall'uso di questi farmaci, sono usatissime nelle carceri, sì, vengono usate in maniera massiccia per tenere i detenuti tranquilli. Volevo soltanto dire una cosa, se mi permetti, volevo soltanto dire una cosa, perché mi ha fatto venire in mente questa cosa. L'ultima puntata delle Iene ha visto un servizio, c'è stato un servizio, l'ultima puntata delle Iene, riguardante un farmaco di una casa farmaceutica, non so se l'hai visto, che ha messo in commercio, che per un periodo abbastanza lungo sul bugiardino ha omesso di segnalare dei gravi effetti collaterali, proprio dipendenze, propensione al gioco, iperattività sessuale, tutta una serie di problemi che influiscono sulla psiche e sull'equilibrio. E questo certo. Farmaco, appunto, purtroppo tra le vittime c'è stata Natascia Berardinucci, che ho intervistato qualche ormai mese fa, e che è stata vittima di questa cosa, e infatti adesso c'è tutta una class action in piedi, perché erano stati omessi queste che poi appunto era un farmaco che si usava per il parkinsonismo, insomma una cosa abbastanza importante, e le case farmaceutiche purtroppo a volte omettono di dare spiegazioni estese su questo. No, poi guarda, sì, a me mi fa venire in mente invece che io ho visto proprio ieri da un tabaccaio, perché ora è tornato di moda anche il tabacco da fiuto, per queste di tabacco da fiuto, allora c'erano queste scatole di tabacco da sniffo, e sopra c'è scritto attenzione perché dà dipendenza, come sulle sigarette c'è scritto attenzione produce cancro mortale ai polmoni, lì ci hanno scritto attenzione dà dipendenza. Allora, se si può vendere una sostanza che dà dipendenza, ugualmente si può vendere anche l'eroina e la cocaina, perché ci scrivi attenzione dà dipendenza alla fine, no? Cioè il discorso dovrebbe essere un po' lo stesso per tutte le sostanze. Se basta avvertire per poter vendere le sigarette e il tabacco, che poi come sono trattate dall'industria sono delle sostanze veramente cancerogene, dannose, pericolose, io lo dico con la sigaretta in mano, però lo so, non è che non lo sappia, e poi ci facciamo carico col Servizio Sanitario Nazionale di curare tutte queste persone che si ammalano perché fumano, e adesso anche perché tirano il tabacco, perché non basta più nemmeno il tabacco, la sigaretta, ma si vende quello da sniffo. Allora, se basta scrivere nel bugiardino, no? Oppure sul pacchetto, le cose esatte come devono essere, beh, allora anche per la cannabis e anche per le altre droghe dovrebbe essere possibile scriverci sopra attenzione perché può dare questo tipo di conseguenze, gli effetti collaterali sono questi e questi, la dose massima consentita è questa, dopodiché sta a te saperlo usare e saperti regolare, un po' come il discorso dei funghi velenosi che faccio spesso, poi nessuno in realtà, c'è una cultura che viene tramandata a volte di padre e figlio, ci sono anche dei centri di controllo, per cui tu sai che se vai a prenderti funghi poi passi dal centro di controllo, ti fai dire quali sono velenosi, e nessuno gli viene in mente di farsi la zuppa di funghi velenosi, a meno che non abbia sbagliato, cioè poi l'essere umano non è mica deficiente che gli piace andare a finire morto di eroina sul marciapiede, cioè alla fine basterebbe avere delle informazioni chiare su ciò che te vai a assumere, su ciò che ti metti nel corpo, il che è possibile chiaramente
legalizzando le sostanze, perché se non sono legali tu non sai nemmeno esattamente che cosa compri e che cos'è che assumi, che è uno degli altri discorsi che sempre facciamo sul fatto delle sostanze proibite, che non si sa nemmeno come sono composte. Per cui, se è possibile vendere il tabacco scrivendoci attenzione fa venire il cancro, attenzione fa venire la dipendenza, allora poi non capisco gli altri gridi di orrore quando uno parla della cocaina. Ah, ma la cocaina fa male, la dipendenza. Eh sì, perché le sigarette no, perché il caffè no, perché l'alcol no. No? Ti torna? Certamente. Poi ci sono sostanze da taglio che aggravano ancora più la situazione. Eh certo, quello è il fatto della clandestinità che aggrava ancora di più il tutto. Allora, poi allargandoci ancora di più, si passa un attimo, ora vedo che già il tempo è scorso molto velocemente, per cui cerchiamo di essere più veloci e magari poi ci ritorniamo, anche perché sia sul Sud America che sull'Africa veramente le notizie sono così tante e di tanti vari argomenti che bisognerà poi farci delle puntate sopra, approfondire un po' di più. Ora, così in maniera molto, ci sono stati ultimamente, abbiamo visto un aumento di questi di conflitti in delle zone dell'Africa, che ci sono sempre stati naturalmente, che sono secolari, che sono decennali, che sono legati a fattori locali, che sono legati a tutta una serie di cose delle quali io assolutamente nemmeno voglio cominciare a parlarne perché ne so pochissimo. Però fatto sta che dietro a questo aggravamento recente, come è successo per il Sud America dall'altra parte, c'è anche, non solo, ma anche tutto il discorso del narcotraffico. Perché cosa è successo? È successo, io questo già ne sentì parlare a un seminario fatto da Carla Rossi, lei lo fece a Bruxelles ed era il 2008, dove si faceva presente che negli ultimi anni era stata aperta una nuova strada per il traffico di cocaina, cioè provenendo dal Sud America veniva fatta attraversare tutta l'Africa, veniva portata nel sud dell'Africa e poi fatta risalire su, ottenendo il duplice scopo di evitare le rotte ormai controllate che portavano in Spagna e in Portogallo tradizionalmente, e di invadere totalmente tutta quella che erano le grandi città africane. Ora, questo succedeva infatti che, per esempio, perché ci si basa naturalmente su sequestri, per capire un po' quanta cocaina gira in una zona, ci si basa su quanta se ne sequestra. Poi ci sono delle stime che dicono che i sequestri sono un decimo di quella che c'è, però sono stime, c'è chi dice che sono il 2%, chi dice che è il 10%. Comunque, dai sequestri del 2002, che erano 95 kg di cocaina sequestrati, si era passati nel 2007 a 6.400 kg, cioè c'era stato in 5 anni un aumento enorme, perché da 95 a 6.400 vedi che è un aumento enorme. L'Africa addirittura risultava aver sorpassato nel 2007 anche il Sud America nei sequestri aeroportuali per paese di provenienza, e nel 2007 sempre il giro di denaro legato al mercato di cocaina era stimato a 1,8 miliardi di dollari. Questi erano dati ONU che io ho sentito a Bruxelles nel 2008. Dopodiché la cosa è continuata, non solo è continuata, ma si è naturalmente anche ampiamente peggiorata, tanto è vero che siamo arrivati a questa cifra che secondo me è veramente sconvolgente, perché in cui dice dunque che un terzo, ecco, secondo stime ONU nel 2009 un terzo della cocaina proveniente dal Sud America e destinata all'Europa è stato consumato sul suolo africano. Nel frattempo non è che quella destinata all'Europa sia diminuita, per cui questo vuol dire che il traffico di cocaina attraverso questa invasione del nuovo mercato africano è aumentato di un terzo rispetto a quello che era negli anni precedenti, cioè nel giro di 7 anni, 8 anni siamo arrivati a incrementare di un terzo quello che già era l'enorme mercato europeo della cocaina. Naturalmente questo poi cosa porta di conseguenza? Porta di conseguenza, come ormai si dice da anni, dovrebbe essere una cosa abbastanza acquisita, porta di conseguenza, come abbiamo visto in Messico, una corruzione delle forze politiche, una corruzione delle forze dell'ordine e naturalmente anche un aumento della violenza e degli episodi di violenza all'interno delle comunità, perché si parla poi di città molto povere, dove arriva la cocaina peggiore, arrivano i prodotti derivati, i prodotti della lavorazione, per cui poi si assiste anche a delle conseguenze proprio a livello di istituto sociale e di livello di violenza che ci può essere. Anche il rapporto della Global Commission ne parlava e lo sottolineava, anche se in maniera abbastanza approssimativa.
come naturalmente mi sono persa il punto, eccolo qua, droghe in Africa occidentale. In pochissimi anni l'Africa occidentale è diventato un centro molto importante di traffico e distribuzione di cocaina, in seguito a un cambiamento strategico dei cartelli della droga latinoamericani verso il mercato europeo. Approfittando della debolezza governativa, della povertà endemica, dell'instabilità e dello scarso equipaggiamento delle polizie giudiziarie e sostenuti da enormi capitali del traffico della droga, le reti criminali hanno infiltrato governi, istituzioni della polizia e militari. La corruzione e il riciclaggio di denaro guidati dal business della droga corrompono i politici locali e distorcono le economie locali. Cioè praticamente stiamo assistendo in tutta l'Africa allo stesso fenomeno che ha creato tutta quella tragedia che abbiamo visto poi prima in Colombia e poi in Messico e che ancora adesso continua. Cioè c'è un'invasione ulteriore di un'altra parte del mondo. Contemporaneamente poi c'è anche il discorso dell'eroina, perché l'eroina fa lo stesso, praticamente fa lo stesso percorso, perché questo ce lo dice il direttore del Servizio Federale Russo di Controllo degli Stupefacenti, che sarebbe Giovanardi Russo praticamente, che però comunque è sicuramente un proibizionista, però i dati che dà devo dire che sono molto più, hanno l'aspetto diciamo molto più credibile che non quelli dati da Giovanardi. Per cui lui dice che la maggioranza assoluta della cocaina arriva in Europa dall'America Latina attraverso l'Africa dell'Ovest e il Maghreb, e in più della cocaina l'eroina afghana arriva in Europa attraverso l'Africa dell'Est e il Maghreb. E quindi c'è diciamo tutto un insieme di rete di narcotrafficanti che poi vanno a innestarsi su un terreno già fortemente devastato da povertà, miseria, terrorismo, conflitti etnici, conflitti locali di varie entità e di varie... L'articolo che mi avevi segnalato mi pare che era Alain Juppé, che è ministro degli esteri francese, sì. Era proprio preoccupato del fatto, sì, Juppé, che era interessato appunto, era preoccupato per il fatto che Al-Qaeda nel Mali potesse essere appunto entrare in questo a gestire questo commercio di cocaina che appunto proviene dal... Sì, più che gestirlo sono accordi che vengono fatti poi. Sono accordi che vengono fatti, cioè si più che gestire in maniera vera e propria, ci sono degli accordi proprio che chiaramente per passare da lì c'è bisogno naturalmente dell'accordo anche dei vari gruppi terroristici, perché sennò non passi. Qui parla per esempio si parla di 1700-2000 tonnellate di cocaina all'anno che passano per l'Africa, che comunque vuol dire è roba, 2000 tonnellate di cocaina, è una cifra... Va bene, questo poi approfondiamo un pochino meglio, perché naturalmente diciamo che non è un discorso molto lungo e molto complesso. Ah, figurati. Allora guarda, saltiamo anche il Guatemala, perché comunque ne dobbiamo riparlare, perché ci sono state una serie di incontri in Sud America e lì si vedono veramente, perché lì ormai 10 anni che hanno questo problema gravissimo, per cui comunque si cominciano a vedere anche dei segnali positivi, nel senso che diversi capi di Stato, fra cui questa settimana quello del Guatemala, hanno promosso una serie di incontri, e poi vedremo un pochino meglio come esattamente. Allora, adesso invece allora ti cerco l'ultima, torniamo all'Italia praticamente. Il tour era praticamente, rientravamo in Italia infatti nel nostro, eccolo qua, tour informativo. Ritorniamo in Italia dove vediamo... Ah, ecco, era là. Chi ha fumato cannabis può vedere il semaforo rosso o di un altro colore. Il semaforo rosso di un altro colore. Sì, c'era stato già, abbiamo avuto all'inizio dell'anno, c'è stato. Prima cosa, Giovanardi che aveva trattato quel tristissimo caso del padre che ha buttato il bambino nel Tevere, no? Il padre qui a Roma che ha buttato un bambino piccolo dal ponte nel fiume. E Giovanardi naturalmente non aveva perso assolutamente l'occasione per dire che dietro a questo fatto purtroppo c'era il limaccioso mondo delle droghe, perché questo padre aveva dichiarato di fare uso di cannabis, come se fosse possibile in qualche maniera creare una correlazione fra l'uso di cannabis e buttare i bambini nei fiumi, cioè fumatori di canapa gettano i bambini nei fiumi, un po' come la campagna di Asling degli anni 30, no? Fumatori di marijuana si buttano dalla finestra, ammazzano la fidanzata, cioè fanno delle cose inaudite, che naturalmente sappiamo benissimo che non è vero, anche per le droghe che comunque magari possono scatenare delle crisi di violenza, come per esempio la cocaina e l'alcol,
però è sempre in soggetti che comunque violenti lo sarebbero comunque. Cioè l'assunzione di sostanze può essere una variabile del fatto, ma non certo una causa. Certo. Sempre all'inizio dell'anno c'era stato appunto un dossier presentato dal giornale Focus, dove si riferiva ad un altro fatto di cronaca avvenuto una decina d'anni fa, dove appunto un ragazzo aveva ucciso la fidanzata a colpi di coltello da sushi, e anche lì è stato detto che tutto questo era dovuto all'uso di cannabis, mentre invece l'imputato una decina d'anni prima aveva assolutamente, era in cura presso uno psichiatra, e nelle prime dichiarazioni disse che lui non faceva nessun uso di droghe. Lo ritrattò più tardi perché l'avvocato impostò una linea difensiva attribuendo la responsabilità del reato proprio allo stato di alterazione dovuto alle droghe, cioè cercò di salvarlo dicendo perché si era fatto una canna, però in realtà il ragazzo era in cura da un pezzo per problemi psichiatrici e casomai prendeva psicofarmaci, e certamente non era quello. Ecco, questo è stato all'inizio dell'anno. Ora è arrivato questo libro, c'è anche un sito, assuefatti.it, dove ci informano che addirittura non soltanto i consumatori di cannabis buttano i bambini nei fiumi e uccidono le fidanzate a colpi di coltello, ma addirittura di fronte a un semaforo rosso lo vedono verde. Cioè c'è addirittura una specie di daltonismo da cannabis, e qui veramente vediamo come si vanno a raccontare. Non si sente benissimo. No, dicevo, chissà se i daltonici invece fumando guariscono. Sì, ah certo, e potrebbe essere. Però qui veramente poi tornando indietro si vede un po' che, tornando alla notizia iniziale, se poi si va nelle scuole elementari a insegnare ai bambini che chi fuma le canne vede i semafori rossi invece che verdi, o verdi invece che rossi, e lo spiega Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri, lui spiega che chi ha fumato cannabis può vedere il semaforo rosso di un altro colore. Io ho visto che sono le 23.49 con questa stupefacente notizia. Sì. Te hai detto poco, però io ti volevo lasciare di più la parola, però non ti ho trovato, no, non ho trovato tante risposte. No, ma le informazioni erano tante ed era giusto, insomma, la geloforia la conduci tu, io insomma ero soltanto qua di supporto. Poi oggi abbiamo avuto parecchi problemi purtroppo con la DSL, cercheremo di risolverli, e c'è stata anche da parte nostra un po' di amarezza, perché pensavamo di cominciare perlomeno insomma in modo supportati dalla rete in modo decente. Vabbè Gianni, sai come si dice, chi non fa non falla, se c'è un errore, dei problemi, è perché qualcosa abbiamo fatto, è vero, e sicuramente la prossima volta andrà meglio, va risolto questo problema. Sì, no, ma questa cosa comunque sia l'abbiamo registrata, io credo, soddisfacentemente, quindi in modo fluido, e quindi la rimetteremo on demand sul nostro sito. Intanto Liberi.tv ti ringrazia di questa tua collaborazione, che si protrarrà con le altre trasmissioni, magari ci porterai anche degli ospiti, saremo felici di questo. Sì, volentieri, certo. Ti diamo quindi appuntamento alle prossime trasmissioni. E chiudiamo qui questa prima giornata inaugurale di Liberi.tv, non con pochi problemi, ma speriamo con entusiasmo immutato per tutte le prossime trasmissioni. Grazie a chi ci ha seguito, grazie soprattutto a chi avrà la compiacenza di seguirci in registrata sul nostro sito. Grazie ancora a Claudia, e restituisco la linea alla regia. Ciao.